110 milioni lordi di ingaggio in questa stagione, 150 milioni sul mercato, 260 milioni spesi e il Napoli non è andato in Champions. Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Marte Sport Live, voce ai protagonisti. Dopo un'ora di voce di popolo, oggi cercheremo di approfondire il momento del Napoli dopo l'uscita dalla Champions con un po' di colleghi della carta stampata e dei siti napoletani, per capire cosa è successo. Il Napoli ha speso 110 milioni di ingaggio lordi, come sapete, che dovranno essere ridimensionati ovviamente, 150 milioni sul mercato da gennaio 2020 ad oggi, forse qualcosa in più, e non è andato in Champions. Si tratta di 260 milioni di euro spesi. A questo punto la questione non è di soldi spesi e quindi di danari, di investimenti. La questione è legata alle scelte, è legata alle competenze. Questo è stato il problema del Napoli. Cosa bisogna fare adesso, al di là dell'allenatore che forse sarà annunciato nel corso delle prossime, dei prossimi giorni da De Laurentiis? Poi parleremo anche del silenzio stampa, della comunicazione di questa gestione attraverso il tweet che ha liquidato Gattuso. Nessuno ha parlato ieri, è inconcepibile che nessuno alla fine della stagione, ieri dopo 4 mesi di silenzio stampa, che nessuno abbia parlato, che nessuno abbia, si sia rivolto ai tifosi spiegando cosa è successo in questa stagione e spiegando che cosa accadrà. Ricostruire la rosa ridimensionando gli ingaggi, questo si deve fare. Allora, voi da chi ripartireste per il futuro del Napoli? Diteci i giocatori su cui il Napoli deve puntare per la prossima stagione. Si riparte da Di Lorenzo, da Osimhen, da Lozano, da Politano, si riparte da Insigne, chi lo sa, via tutta una serie di giocatori, da Maximo e Chayosai che sono a scadenza, ma via anche Koulibaly che quest'anno ha dato poco o nulla alla stagione del Napoli, via Mario Rui, bisogna acquistare un esterno sinistro, via Bakayoko, via Fabian Ruiz, anche lui ha dato molto poco in questa stagione. Sono davvero pochi i calciatori da cui ripartire, perché quelli che ho nominato, che sono pagati fior fior di quattrini, non hanno inciso e non hanno consentito al Napoli di andare in Champions League nonostante la spesa effettuata. È certo che bisogna risalire a monte alle scelte della società verso questi calciatori e quindi alle competenze di chi li ha scelti, compreso l'allenatore che noi abbiamo definito acerbo da tempo, che per me è stato bravo a ricostruire una situazione difficile, a portare il Napoli a ridosso della qualificazione in Champions League, quando già da 4 mesi sapeva di non essere più l'allenatore del Napoli. Lo sapeva anche la società, perché il tweet di ieri di De Laurentiis, che ha liquidato Gattuso con un tweet, e anche questo è inconcepibile, perché ci saremmo aspettati quantomeno o una conferenza stampa o una dichiarazione pubblica, quel tweet era stato preparato da De Laurentiis 3 mesi fa. Metaforicamente possiamo definire la questione in questi termini, e quindi 3 mesi fa era stato preparato il tweet, che è stato poi inoltrato ieri subito dopo la partita. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Teniamo aperti però anche i telefoni allo 0816363663 per i vostri interventi in diretta. Mimmo Malfitano dalla Gazzetta dello Sport. Mimmo, buongiorno. Ma buongiorno a te, Gianluca. Buongiorno. Allora, al di là della partita di ieri, della quale si dovrebbero analizzare molti elementi, molti punti, però io sono partito così: 110 milioni di ingaggio lordi nell'ultima stagione, oltre 150 milioni di investimenti sul mercato, per un totale di 260 milioni circa, e il Napoli non è andato in Champions. Quindi il problema non sono gli investimenti e i soldi, il problema sono le scelte che sono state fatte e le competenze di chi ha effettuato queste scelte. Sì, potremmo anche racchiuderla così la cosa, e forse la tua analisi è quella più giusta, più lineare, perché poi alla fine sono i numeri che non tornano, oltre agli obiettivi. Di solito mi piace riferirmi sempre a quelle che sono state le parole di inizio stagione, no? Quando Gattuso disse che la Champions sarebbe dovuta essere la casa del Napoli. Sì. Assolutamente, un'espressione più determinata: deve essere la casa del Napoli.
Quindi io, partendo da queste dichiarazioni e soprattutto rifacendomi a quella che è stata la prestazione di ieri sera, stamattina ho scritto che questo Napoli è stato fallimentare, perché... Tu lo avevi detto, lo avevi già detto, se non andasse in Champions sarebbe una stagione fallimentare, lo avevi detto già la settimana scorsa. Per me sì, perché se tu parti avendo fatto degli investimenti importanti, come tu prima citavi, soprattutto elevando il monte ingaggi e dicendo pubblicamente che questa era una squadra competitiva, non solo per la Champions ma anche per l'alta classifica inteso come scudetto, diciamo che un po' tutti ci siamo ritrovati in quelle parole di agosto. Se non sbaglio fossi proprio tu, caro Gianluca, nella prima conferenza stampa a fare una domanda del genere a Gattuso, se non sbaglio, sì, se ricordo bene e se la memoria non mi inganna. Quindi sotto questo aspetto io sono molto deluso e soprattutto sono amareggiato per l'atteggiamento della squadra e per come Gattuso non ha saputo gestire un evento del genere, perché la partita di ieri sera era un evento. Ora, che non mi vengano a dire le tensioni, ma quale tensioni? Qui sta gente di 30 anni che gioca nelle varie nazionali, che ha 10-15 anni di esperienza di calcio vero, e sono quelli che non si sono sentiti tesi quando hanno firmato contratti di 4, 5, 6 milioni di euro. Stiamo parlando di questa gente che è andata in campo e non ha saputo garantire uno straccio di tiro in porta. Ragazzi, il portiere del Verona, Pandur, tra l'altro che non è neanche il titolare, per un'ora che è stato in campo non ha fatto una sola parata. Ma anche Berardi, che è il terzo portiere, che è entrato a mezzo alla fine. È stato messo lì, giusto? E noi stiamo adesso, invece di criticare l'atteggiamento della squadra, le scelte di Gattuso, che a un certo punto non ci ha capito più niente, ha fatto proprio come si fa nelle parrocchie, nei tornei parrocchiali, via, tutti dentro. Cioè, ma dove vai così? Senti, Mimmo, guardando al futuro, ti chiedo, nei prossimi giorni probabilmente De Laurentiis annuncerà il nuovo allenatore. Credo che abbia le idee chiare, perché metaforicamente l'ho già detto, il tweet che ha inviato ieri sera per liquidare Gattuso in una maniera inconcepibile, secondo il mio modesto parere, perché avrebbe potuto parlare in pubblico. Ieri il Napoli avrebbe dovuto comunicare qualcosa dopo 4 mesi di silenzio stampa. È davvero inqualificabile che non lo abbia fatto. Però questo tweet è stato partorito 3 mesi fa ed è stato inoltrato ieri sera, parliamoci chiaramente, da parte del presidente. Quindi evidentemente ha le idee chiare sull'allenatore che ci sarà il prossimo anno in panchina. Ma ti chiedo, la ricostruzione parte da quali giocatori? Perché a questo punto, con questi ingaggi così alti, che non sono serviti a nulla, perché non sono serviti ad arrivare alla Champions, è chiaro che bisognerà fare piazza pulita per buona parte della rosa. Saluta, più parte si dice che Koulibaly voglia andare via. Allora, se Koulibaly vuole andare via, che vada, che lo cedano. Certo, non potrà avere gli 80 o i 100 milioni chiesti lo scorso anno, ma 50 milioni li prende. Ma che voto dai alla stagione di Koulibaly quest'anno? Per me 5,5, non di più. Ma come stagione? Stagione, sì. Sì, io, per me, guarda, il Koulibaly vero ormai sono 2-3 anni che non lo vediamo. Io credo che l'ultimo Koulibaly, quello che ha, insomma, sotto certi aspetti sparigliato un po' le classifiche europee tra i migliori difensori, sia stato nell'ultimo anno di Sarri. E poi di Koulibaly, diciamo, sotto certi aspetti sono perse le tracce. Anche lui è responsabile di questo fallimento, e mi dispiace dirlo, perché purtroppo il Napoli vero si è visto negli ultimi 2 mesi e mezzo, diciamo anche 3, ma un Napoli vero inteso che l'allenatore è riuscito a dare un'idea di gioco, un'identità alla squadra, con Demme e con Zielinski alle spalle della punta. E che cosa fa? Nella partita più importante della stagione mi tiene fuori Demme,
non si accorge della sofferenza di Bakayoko e di Fabian Ruiz con di conseguenza. E soprattutto Schiera, fuori Politano, che è l'unico. Ecco, Schiera, mi spieghi che cosa significa lasciar fuori il giocatore forse più in forma del momento per far giocare Lozano? Cioè, allora questo è cervellotico, questo allenatore, abbi pazienza. E lo sai quando lo aveva fatto? Lo sai quando lo aveva fatto, guarda caso? La stessa scelta di Lozano dal primo minuto anziché Politano col Cagliari 1-1. Esatto. Incredibile. Quindi dico, poi alla fine, vedi, queste scelte ti fanno capire anche dal punto di vista, come dire, del polso della situazione, quanto sia riduttivo Gattuso. Perché lui, secondo me, non è riuscito a gestire per bene i momenti di questa vigilia e anche quelli della partita, dei 90 minuti, 90 e passa minuti, perché fare una cozzaglia di giocatori dopo sull'1-1 quando siamo al 69esimo, se non sbaglio, cioè, obiettivamente mi è parso proprio all'armata Brancaleone, ma un'armata Brancaleone senza né equilibrio né coraggio e né organizzazione, neanche un tiro in porta con 5 attaccanti. Ieri e c'erano quindi Insigne, Politano, Osimhen, Petagna e Mertens, quindi 5 attaccanti, neanche un tiro in porta, solo il colpo di testa di Petagna al 94esimo praticamente. Mimmo, grazie per essere stato con noi, ci sentiamo presto ovviamente qui su Radio Volentieri Marte. Gianluca, buon lavoro. Grazie a Mimmo Malfitano, inviato della Gazzetta dello Sport. Mario Palligiano è pronto con la pubblicità, noi voliamo dunque dagli spot e ci ritroviamo tra 2 minuti. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Rieccoci in studio per celebrare la delusione dopo la uscita dalla Champions, incredibile e clamorosa da parte del Napoli ieri dopo la gara con il Verona. Il tweet che ha liquidato Gattuso da parte di De Laurentiis, un amico ci scrive: perché è inconcepibile, si sapeva da tempo. Beh, si sapeva da tempo, ma è inconcepibile per una questione di stile per quanto mi riguarda. Ieri, dopo 4 mesi di silenzio stampa, la società avrebbe dovuto far parlare qualcuno che spiegasse anche ai tifosi cosa è successo, che spiegasse anche ai tifosi cosa accadrà nel corso delle prossime settimane, quale sia il futuro del Napoli. Ecco, questo bisognava fare ieri e non proseguire nel silenzio stampa, che noi pensavamo, io per primo, fosse propedeutico a una serenità della squadra, ed evidentemente i frutti ci sono stati, perché in questi mesi la squadra ha girato molto meglio con il silenzio stampa. Però alla fine del campionato, se l'obiettivo e lo scopo del silenzio stampa era quello di far stare serena la squadra, doveva finire ieri e qualcuno avrebbe dovuto spiegare ai tifosi cosa è successo e che cosa sarà, quale sarà il futuro del Napoli. Anche perché ieri allo stadio Maradona di Fuorigrotta, all'esterno, c'erano circa 3.000 tifosi. La zona della curva B e della tribuna verso i distinti era piena anche di bancarelle che vendevano maglie, sciarpe, era aperto il gazebo, insomma sembrava una giornata quasi normale di affluenza allo stadio. Bene, il pullman del Napoli, che doveva essere salutato da queste migliaia di tifosi, non è transitato attraverso la strada che poi porta al sottopasso, ma ha preso un'altra strada ed è entrato da un altro varco nello stadio, lasciando di stucco quelle migliaia di tifosi. Anche questo non è stato corretto, non è stato giusto. Non so di chi sia stata la scelta, se della Digos per questioni di ordine pubblico, di concerto con la società, non lo so, ma certamente questa cosa non è piaciuta. 0816363663 per intervenire al telefono. Gennaro, buongiorno. Ciao, buongiorno, ciao. Buongiorno Gennaro. Senti, volevo fare una considerazione in merito alla partita di ieri. Sì. Io personalmente, diciamo, nel calcio un po' di passione l'ho persa, perché sappiamo tutti le dinamiche, quando la Juve, diciamo, succedono certe cose, quando sei in competizione e quindi sei sul filo a lottartela punto a punto, succede, la probabilità a favore nostro non esiste mai, va, tende sempre solo da una parte, e questo, diciamo, un po' di passione me l'aveva tolta. L'unica cosa che mi ha aggiustato è il fatto che io credevo che la mia squadra, il Napoli, e questa società nel suo piccolo, diciamo, combattesse, tendeva a combattere questo sistema, questo marcio, no, che c'è nel calcio.
Dopo ieri ti dico la verità, con delusione te lo dico e con rammarico, dopo ieri io credo che il Napoli sia parte integrante di questo sistema. Dopo aver visto quella partita ieri, mi sono totalmente disaffezionato pure alla società Napoli. Se fosse così, lo sarebbe dalle retrovie, neanche da protagonista assoluto. Ecco, questa è la cosa peggiore ancora. Ecco. Sì, e io ti dico la partita di ieri, tutte le cose, cioè mi mancava un pezzo del puzzle per disinnamorarmi completamente di questo sport. L'hai trovato ieri. Ieri l'ho trovato. Grazie. Guarda, Gennaro. Grazie, ciao. Gennaro, buona ciao. Giornata. Caro Gifuni, sono Giuseppe Loz da Monte di Procida. Mi scusi, ma da 17 anni a oggi le colpe quando le cose vanno male sono dei vari Benitez, Mazzarri, Sarri, Ancelotti e Gattuso. Ma parlare di enormi responsabilità del proprietario, no, vero? Lo abbiamo detto. Se si spendono 110 milioni lordi di ingaggio e 150 sul mercato, in tutto 260 milioni, e poi non si va in Champions, con questa spesa, questi investimenti, l'Atalanta spende meno della metà del Napoli ed è in Champions, per esempio, significa che il problema non sono i soldi e gli investimenti, il problema sono le scelte e le competenze di chi le fa. Renato, buongiorno. 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 Buongiorno a lei. Io ho una mia idea, visto che interpellate Soloni giustamente dalla carta stampata, tecnici calcistici. Vabbè, questo Soloni è una sua opinione. No, vabbè, diciamo. Non è un'offesa. Dico, no, è una sua opinione, diciamo così. Non vorrei essere un'offesa. Dunque, se una squadra su 14 partite fa 11 vittorie e 3 pareggi, di cui 2 col Sassuolo e Cagliari, quindi sarebbero state 13 vittorie e un pareggio, come mai ieri c'è stato un calo sotto tutti i punti di vista? Io ho la mia interpretazione. Prego, la dia. Nel dicembre 2019 i signori calciatori, che sono la parte più importante di qualsiasi azienda, perché è il personale che fa le fortune del capo, del dirigente, se c'è un buon feeling si impegnano. Lo dico io da ex poliziotto, quindi ho diretto degli uomini, se i miei ragazzi sull'esempio del loro dirigente si tuffavano nel fuoco perché il dirigente lo meritava, purtroppo al contrario, se non lo meritava lo boicottavano. Dunque, dicembre 2019 c'è stato un ammutinamento dei giocatori del Napoli contro la società. Ieri c'è stata un'altra forma, lo dico io, di ammutinamento. Se i ragazzi avessero saputo che Gattuso veniva confermato e con l'allenatore c'era un feeling tra squadra e allenatore, se arrivata l'ultima giornata in cui si sapeva che Gattuso andava via, avete 11 brocchi in campo nell'ultima partita decisiva dopo una cavalcata di 14 quasi vittorie, non c'è altra spiegazione. Hanno voluto boicottare ancora una volta il presidente. È una mia interpretazione. Va bene. Sarà. Sono chiaroveggente, non sono un mentalist. È una sua interpretazione. Non ci sono spiegazioni tecniche, non ce ne sono. Tutti e 11. D'accordo, la ringraziamo per questa spiegazione che prendiamo ovviamente realisticamente per buona, anche potrebbe darsi, anche se insomma mi risulta difficile che giocatori di un certo calibro nazionali abbiano voluto rinunciare alla Champions League da affrontare il prossimo anno per qualsiasi motivo. Insomma, c'è probabilmente dell'altro. Poi tra poco affronteremo anche il problema dell'approccio alla partita, perché giocatori spaventati, timorosi, che ieri non sono riusciti a giocare, perché il Napoli non ha giocato mai nella partita di ieri. Al di là delle scelte di Gattuso, c'è stato proprio un approccio alla partita sbagliato da parte dei calciatori, e lo sguardo di Insigne, che è uno sguardo che la dice tutta, perché è quello rappresentativo, era uno sguardo non il solito, non quello libero, sereno, tranquillo che illumina la squadra, era uno sguardo preoccupato, uno sguardo pieno di ansie, che non riusciva a giocare. Se non gioca Insigne non gioca la squadra. Pasquale al telefono, buongiorno. Buongiorno, senti, deluso come tutti i tifosi del Napoli. Però io sposo la mia tesi, ma sarà sempre la mia e personale tesi. Si fa inizio campionato, si fanno dei copioni e si portano come un film, perché ieri sembrava proprio un film già visto, quello che le due milanesi dovevano andare in Champions, la Juve doveva per forza andare in Champions, l'unica squadra che anche non ce l'ha meritata, perché ieri non ha giocato proprio, e non penso che non ci avevano il mordente. Secondo me, sempre la mia tesi, era un copione scritto
e noi come tanti spettatori vediamo il film senza fare niente. Spero che sia soltanto la mia dice e non sia così. Grazie Pasquale. Un po' di messaggi. Enzo da Londra scrive: buongiorno, il Napoli si è fatto male da solo, ma perché continuiamo a parlare dei rigori di Cuadrado che era una settimana fa e non dei due rigori di ieri dati al Milan, che a mio avviso non c'erano nessuno dei due, scrive Enzo da Londra. Però è riduttivo oggi parlare dei rigori, Enzo, perché sentiamo questo messaggio vocale. Il Napoli ieri si è autoeliminato dalla Champions giocando, anzi non giocando la partita. Sentiamo. Gianluca, buongiorno. Emanuele da Napoli. Buongiorno Emanuele. Ovviamente sono molto deluso e amareggiato per quanto successo ieri, per la mancata qualificazione Champions, però credo che questa sia un nuovo banco di prova per il presidente, perché adesso bisogna capire il progetto tecnico, dove vuole andare. Voglio accettare 2-3 anni di quinto posto, però basta che si eliminino definitivamente le macerie della squadra dei 91 punti, perché abbiamo troppi esuberi da buttare fuori. Basta, è finito un ciclo. Ripartiamo, grazie. Il problema è che il ciclo, secondo me, era finito 2 anni fa, prima di Ancelotti, e non se ne sono accorti. Pasquale al telefono, buongiorno. Gianluca, buongiorno. Buongiorno. Io sono arrabbiato come tutti i tifosi del Napoli, ovviamente. Certo. Ma arrabbiato perché fino a domenica scorsa, fino a 3 domeniche fa, 4 domeniche fa, i calciatori che scendevano in campo sembravano dei lupi arraggiati, come dicevano noi ragazzini, ma affamati. Ieri zero. Vero. Guarda, io posso dirti però, una cosa. Però una cosa vorrei, io avrei voluto sentire Auriemmo Formatini. Datemi una spiegazione plausibile. Perché ieri non ha giocato Politano? Perché ieri non ha giocato Demme? No, ma io su Politano, guarda, perché? Su Politano, che è l'uomo più in forma del Napoli già da qualche mese ormai, da qualche settimana. Gattuso non lo ha fatto giocare, guarda caso, nella partita col Cagliari di 3 settimane fa, Napoli-Cagliari 1-1. E già allora io mi chiesi, ma com'è possibile che abbia giocato Lozano, che non diede praticamente nulla? Anche ieri nel primo tempo Lozano non ha fatto poco nulla. Quando è entrato Politano a 20 minuti dalla fine, invece, è stato l'uomo più incisivo del Napoli. Mi sono chiesto il perché ancora una volta ieri sia stato scelto Lozano e non Politano. È un mistero, onestamente questo resta un mistero. Grazie comunque Pasquale per essere con noi. Il male di questa società purtroppo è il suo presidente, che non ha avuto gli attributi, ci scrive un altro amico, di comunicare al Gattuso di persona di averlo liquidato. E poi ancora ho il timore che questo sia il miglior Napoli dei prossimi anni, addirittura Roberto da Latina. E Claudio da Roma: purtroppo è stato l'epilogo di una stagione fallimentare, da Verona a Verona, squadra senza carattere. Credo che oggi sia difficile rispondere a una domanda del genere, scrive Massimo Perfetto, cioè a chi debba rimanere, su quali fondamenta si deve ricostruire il Napoli. Demme è stato un giocatore fondamentale, vederlo fuori ieri è stata una brutta cosa, così come Gattuso ha dimostrato che non sa giocare ogni 3 giorni. Io vorrei vedere arrivare gente con la cazzima e mandare via gente come Mario Rui, Lobotka, Zielinski, Insigne, Bakayoko e lo stesso Mertens, che ha giocato un campionato pessimo, scrive Massimo Perfetto. Ascoltiamo un altro messaggio vocale e poi andiamo in pubblicità, eccolo qui. Buongiorno, da dove ripartire? Io ripartirei da una nuova proprietà. Secondo me è finito, dopo il ciclo di tanti allenatori terminati, secondo me è finito il ciclo De Laurentiis e deve avere la bontà di lasciare la squadra a qualcun altro, perché lui è incapace di portare qualcosa di realmente positivo. Ringraziamo comunque il presidente per tutto quello che ha fatto, le 2 Coppa Italia, la Supercoppa, i tanti soldi spesi e i tanti soldi guadagnati. E niente, però secondo me è finito il ciclo De Laurentiis. Allora, io a proposito di presidenti ho una mia idea. Il calcio italiano resta sempre il più valido a livello europeo come qualità tecnico-tattica degli allenatori e anche di molti calciatori. Il problema sono i propri presidenti in generale, quindi non parliamo di De Laurentiis. Non vedete che le proprietà o sono legate a investimenti stranieri, quindi esteri, o sono legate a imprenditori italiani di un calibro che io definirei medio-basso, perché nessuno dei grandi imprenditori italiani, i grandi industriali, investe più nel calcio. Ma perché secondo voi un grande imprenditore italiano vuole andare in Lega e avere a che fare con i presidenti che ci sono adesso? Adesso non sto a fare i nomi, ma guardatevi un po' il panorama dei presidenti delle squadre italiane, gli italiani,
Giudicate voi se si tratta di imprenditori di alto calibro o imprenditori di medio-basso calibro. Andiamo in pubblicità, quindi il male, il problema del calcio italiano purtroppo è questo, viene dalla testa, o investimenti stranieri nelle società o investimenti di presidenti di calibro medio-basso. I grandi industriali, i grandi imprenditori italiani non investono più nel calcio italiano perché non possono in Lega confrontarsi con imprenditori che non sono dello stesso livello. Se n'è andato Della Valle, che è un grande imprenditore a livello italiano, per esempio, è uno dei tanti esempi che vi potrei fare. Andiamo in pubblicità, tra poco cercheremo di capire perché il Napoli è sceso in campo così timoroso ieri contro il Verona. Tra poco. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Rieccoci in studio in diretta, Gianluca Gifuni per Marte Sport Live, voce ai protagonisti, Gigi Soriani in regia. Ha fatto giocare Bakayoko, che la Champions non l'avrebbe mai giocata l'anno prossimo, e non ha fatto giocare Demme, che invece ci avrebbe tenuto tantissimo ad ottenere la Champions. Mistero, scrive Mauro. E ancora, salve Gif, mentre ascolto il vostro collega Amalfitano, ho 60 anni a luglio e da tifoso e appassionato di calcio ne ho assistiti a tanti di drammi calcistici all'ultima giornata. Società che hanno perso scudetti con squadre retrocesse, vedi Roma contro il Lecce nell'86, Roma con la Sampdoria nel 2010, anche i nostri rivali di sempre, Perugia contro Juventus, allenatore Ancelotti, per non parlare del Milan, vittima della fatal Verona ben due volte. Insomma, possiamo parlare anche di fatalismo? Perché se fosse mancanza di carattere avremmo gettato la spugna domenica scorsa a Firenze. Massimo Costa, e questo è il grande mistero del Napoli. Ne parliamo con il direttore del Napolista.it, Massimiliano Gallo. Massimiliano, buongiorno. Buongiorno a voi. Dall'altro lato c'è un mental coach che lavora anche con realtà sportive, quindi conosce bene anche le realtà degli spogliatoi. Si chiama Mauro Pepe. Pepe, buongiorno. Un abbraccio a tutti. Buongiorno. Ciao Gianluca. Ciao. C'è Massimiliano Gallo dall'altro lato che ti faccio salutare, caro Mauro. Massimiliano. Ciao. Allora Massimiliano, io ho aperto così: 110 milioni lordi di ingaggio il Napoli ha. 150 milioni spesi nelle ultime due sessioni di mercato, perché tra giugno e gennaio del 2020 sono circa 150 milioni quelli spesi, totale 260 milioni, e il Napoli ha fallito la Champions League per la seconda volta. Ora possiamo dare per assodato che non si tratti di una questione di soldi e di investimenti, ma e allora se non si tratta di una questione di soldi, si tratta di una questione di scelte e di competenze. Vabbè, anche poi il calcio è soggetto a non dico alla casualità, ma insomma poi una palla può entrare o non entrare, ma certamente il Napoli ha speso tanto in questo anno e mezzo e ha ottenuto molto poco. Nelle 18 mesi di gestione Gattuso noi siamo arrivati una volta settimi, e Gattuso aveva preso la squadra al settimo posto, e un'altra volta quinto, due volte fuori dalla Champions, è certamente un handicap per il Napoli De Laurentiis. Però secondo me il problema reale è la visione del Napoli di De Laurentiis, perché De Laurentiis dopo Sarri prende Ancelotti, dopodiché alle prime difficoltà scarica Ancelotti e va su Gattuso, quindi il rinnovamento che doveva essere effettuato con Ancelotti di fatto non avviene, c'è il rinnovo a Mertens, resta Insigne che poi diventa un cardine della squadra con Gattuso, adesso dopo un'altra stagione rompe con Gattuso e finisce il rapporto anche con Gattuso. Il problema secondo me è stabilire, cioè De Laurentiis, che secondo me è un grandissimo presidente, però ha un difetto: lui non riesce a mantenere la barra dritta nei momenti di difficoltà, e questo è un difetto che è grave secondo me, che poi si riverbera nel raggiungimento dei risultati, tant'è vero che infatti il Napoli ha fallito la Champions per due volte consecutive. Fallimento che secondo me è molto importante, perché in questo particolare momento economico del calcio il Napoli avrebbe potuto scalzare la Juve, sottrarre, certo, 50 milioni della Juve e fare una scalata alla gerarchia, cercare di scuotere le gerarchie del calcio italiano. Il Napoli perde un tempo di gioco, come si dice, e secondo me queste conseguenze si riverbereranno anche nei prossimi anni. Sono d'accordo con te, assolutamente. Mauro Pepe, dal punto di vista
psicologico. Ci puoi spiegare il Napoli di ieri sceso in campo? Perché non è riuscito mai a giocare la partita? Perché questo è successo. Il Napoli non ha mai giocato la partita ieri. Sì, sono d'accordo con te, non ha mai giocato. Veramente sono scesi in campo, da quello che vedevo io nei loro occhi, con tanta paura e tanta tensione. Generalmente, ovviamente, la tensione ci sta, si stanno giocando la Champions, è ovvia questa, però nell'ambiente sportivo, per atleti veramente molto importanti come quelli che c'è il Napoli, la tensione sportiva, se ben indirizzata, può diventare una grande forza interiore, una grande lucidità ed entrare addirittura in uno stato di grazia, quello che tecnicamente si chiama il flow. Ieri invece erano spaventati e poco lucidi, infatti c'è stata una buona parte della partita dove sbagliavano dei passaggi, errori uno dietro l'altro, anche Insigne, ma poi soprattutto anche Insigne, ma errori che quei ragazzi quei passaggi li fanno occhi chiusi senza neanche sapere dove sta il compagno. Però quegli errori, la tensione ti porta proprio a vedere una realtà distorta, molto distorta, e loro purtroppo non è stata preparata bene quella partita. E non parlo solo del giorno prima o della chiacchierata prima dell'allenatore prima della partita. Certe cose si preparano nell'arco di una stagione con la preparazione mentale, e quello secondo me è davvero mancato. Poi da tifoso ieri raramente urlo durante le partite, ieri mi giravano veramente, perché è stato veramente un buttar via un'opportunità straordinaria. Tutto quello che è successo quest'anno significava stare in Champions con una squadra che, secondo me, a mio modesto parere, è un'ottima squadra, però ieri veramente sono stati gli errori esagerati. Allora, ci hai spiegato, Mauro, la paura, la tensione, caro Massimiliano Gallo, ma possibile che una squadra che ieri è entrata in campo con 10 undicesimi nazionali, giocatori che giocano in nazionale, quindi dovrebbero avere una certa esperienza, un certo calibro e spessore, diciamo così, umano oltre che professionale, si sia fatta prendere dal panico per l'ultima partita col Verona, che oltretutto non aveva nulla da chiedere più al campionato? Cioè, com'è possibile? Ha detto però che questo è un problema cronico del Napoli. È un problema cronico del Napoli, anche del Napoli di De Laurentiis. Noi ricordiamo la partita con la Lazio, con il rigore sbagliato di Higuaín, cui il Napoli perse la Champions. Anche nel triennio di Sarri ne abbiamo avuto, non solo Firenze, partita certo, decisiva in cui il Napoli è tornato, ma anche a Torino con la Juventus. Quando segnò Zaza. Il Napoli ha questo problema. E quando la tensione sale, il Napoli, dico una brutta cosa, cioè ha giocatori molto forti, è vero, sono d'accordo, però ha dei giocatori abituati alla sconfitta, cioè che hanno spesso perso. Secondo me e che quindi hanno più paura di perdere, avendo vissuto molte volte la sconfitta, sanno che soprattutto che non hanno succede. Mai vinto, cioè manca nel Napoli una persona che abbia un approccio diverso. Ancelotti voleva portare Ibrahimovic, per esempio, perché e anche Benitez voleva prendere un grande calciatore a centrocampo, Mascherano, Chedira, che soprattutto cercasse di invertire questa abitudine, che insomma è un'abitudine che ovviamente non fa piacere ai calciatori, però poi alla lunga secondo me si paga. Senti, Mauro Pepe, mental coach abituato a vivere in spogliatoi di compagini sportive, non solo in ambito calcistico, anche nel basket e in altre discipline, ma ti chiedo, a questo punto, con la delusione che è maturata ieri sera dopo il pareggio e quindi l'uscita dalla Champions, il cambio di allenatore che poi sarà nei prossimi giorni annunciato da De Laurentiis, cosa può fare il Napoli? Cioè, questa rosa è da rifare? Dove si deve lavorare per costruire una rosa che sia forte anche dal punto di vista psicologico e mentale? Cioè, ci sono giocatori che non hanno speranze e che quindi devono essere ceduti? No, allora, qualsiasi atleta, anche se, come sono anche molto d'accordo con quello che è stato detto, diciamo, anche se molti non sono abituati a vincere, si impara. Tutto si impara a livello di mentalità e di gestione dell'emozione. Tutto si impara, a patto che uno ci lavora. Ma dipende dall'allenatore? Diciamo che, dipende dall'allenatore? Ma da uno staff, diciamo che della gestione delle emozioni che costruisce l'allenatore e il suo staff.
all'interno di una squadra di calcio, molte, diciamo in Premier ora finalmente sta arrivando questa cosa qui, però c'è bisogno di un personaggio che si occupa di quello, un professionista che si occupa unicamente di gestire la mentalità, proprio di allenare la mentalità, il mental coach sportivo o lo psicologo dello sport, se uno ha una visione un po' diversa dell'approccio del campo. Ma in ogni caso va allenata. Il Napoli, secondo il mio modesto parere, è una grande squadra a livello di singoli, però vanno allenati bene dal punto di vista mentale. E personalmente lo dico a mio fratello già da anni, Insigne con una buona preparazione mentale sarebbe un top player che ricorderemo nel tempo, ma veramente nel tempo, perché gli manca un poco così, proprio la preparazione mentale per diventare il giocatore che cambia le sorti di una squadra. C'è fatto il nome di Ibrahimovic, Mascherano, dei leader straordinari, Insigne lo potrebbe diventare, non lo è ancora però purtroppo, però bisogna lavorarci, si può lavorare su queste cose. Quale allenatore, Mauro, prima di salutarti e poi chiudiamo con Massimiliano Gallo, secondo te ha le capacità di risollevare dal punto di vista mentale questa squadra il prossimo anno? Il primo nome che mi viene in mente è Allegri, onestamente, se uno vuole puntare su una persona che già è pronta. Oppure a me dei nomi che mi piacciono sono Juric e Italiano, se uno vuole puntare su un progetto di lungo periodo. Grazie a Mauro Pepe, mental coach, per essere stato con noi. Grazie Mauro. Un abbraccio a tutti. Grazie. Ciao. Grazie a Mauro Pepe e a Massimiliano. Che succederà nei prossimi giorni? Io parlavo dei 110 milioni di ingaggio lordi, ci dovrà essere un ridimensionamento necessariamente, perché il Napoli perderà anche quest'anno i 50 milioni della Champions League e molti giocatori saranno venduti, ma da chi si riparte? Soprattutto chi sarà l'allenatore e quando sarà annunciato secondo te? Allora, le ultime notizie danno Sergio Conceição sulla panchina del Napoli. Dal Porto? Sì, dal Porto. Lo danno praticamente per certo. Adesso noi non sappiamo se questo sia stato il piano B, probabilmente il piano B di De Laurentiis. Il piano A era Allegri? Piano A era Allegri, sì. La risposta portoghese a Mourinho. Perché poi De Laurentiis ragiona molto in termini di locandina. Ragiona molto in termini locandina. È chiaro che Mourinho è l'uomo che ha spostato il calcio mercato, il mercato delle panchine in Italia. E insomma, certo, sarebbe una mossa che spiazza. Sì, certo. Conceição è certamente un allenatore, è stato al Porto credo 4 anni, e noi lo conosciamo perché ha eliminato la Juventus, ma ha vinto 2 campionati. Quest'anno non ha vinto il campionato perché c'è stata la sorpresa dello Sporting. Certamente è un allenatore che si è fatto le ossa, ha giocato più volte la Champions, quindi è un allenatore esperto, un nome a sorpresa. Io credo che non ci sarà lo smantellamento. Noi dobbiamo ricordare quello che avvenne quando Higuaín tirò alto quel rigore alle Stelle contro la Lazio. Si parlò di smantellamento, arrivò Sarri, che era un allenatore poco conosciuto, però De Laurentiis non vendette nessuno, anzi fu comprato Allan, e poi partì il ciclo sarriano. Certo. Quindi il Napoli è una squadra forte, è un'intelaiatura forte. Poi su questi 18 mesi ciascuno ha le proprie idee, c'è chi è più positivo sul lavoro di Gattuso, chi è meno positivo come me, però tutti siamo d'accordo che il Napoli è un'ottima squadra, è un'ottima intelaiatura, è una squadra che può arrivare serenamente nelle prime 4 del campionato italiano. Fondamentalmente io dico che però anche considerati 110 milioni lordi di ingaggio, un ridimensionamento e quindi la cessione di una serie di giocatori ci sarà e debba esserci, anche perché oltre a Maximovic e Usai che vanno via, Koulibaly per esempio quest'anno è al culmine di una stagione da 5,5 al massimo, cioè non ha inciso più di tanto. Bakayoko andrà via, Fabian Ruiz anche lui una stagione da 5,5, non di più, e quindi ne abbiamo già citati 5. Io credo che il Napoli tra i 5 e i 7 giocatori li cambierà e li debba cambiare anche per una questione di ingaggi, e poi vedremo se Insigne riuscirà ad essere accontentato con l'aumento del suo ingaggio e il rinnovo di contratto, oppure
oppure sarà costretto ad andare via, perché poi quello è un punto nodale anche legato al futuro del Napoli, anche sulla base di quello che diceva Mauro Pepe, il mental coach, poco fa. Massimiliano, ne riparliamo ovviamente di tutti questi argomenti. Grazie per essere stato con noi, il napolista.it. Grazie a te, grazie a voi. Al direttore del napolista.it. Ci fermiamo, tra poco le ultimissime in casa Napoli, che diciamo così, nel bel mezzo del dello sciogliete le righe, c'è chi andrà in nazionale a partecipare agli europei, chi invece è già pronto per le vacanze. A tra poco. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Marte Sport Live, voce ai protagonisti, Gigi Soriani in regia, un po' di messaggi. Ciao Gianluca, secondo me alla base c'è stata a livello inconscio la leggerezza di esserci già qualificati. Buongiorno Gianluca, pensavo che il gol preso dal Cagliari fosse il massimo, ma poi ho visto quello di ieri sera e sono rimasto scioccato. Il prossimo sarà un rilancio dal raccattapalle, sempre a difesa nostra schierata, scrive Luigi da Casoria. Certo, rocambolesco, con degli errori della difesa del Napoli. Ieri il gol del Verona, che alla fine è arrivato però con un tiro toccato da Meretta, che ha preso il palo, è entrato in porta. Insomma, io credo che tutto sia scritto, tutto sia abbastanza segnato. Però andiamo nella redazione del quotidiano La Repubblica, l'editorialista Antonio Corbo. Sì. Antonio, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Buona giornata. Sai chi ti faccio salutare dall'altro lato? Un tuo collega e amico, si chiama Pasquale Tina. Pasquale, buongiorno. Ci siamo sentiti prima, Antonio. Ah, e allora vedi, non fa mai male sentirsi una volta in più. Caro Antonio Corbo, 110 milioni lordi di ingaggio, 150 milioni spesi sul mercato, il Napoli per due volte nell'ultimo anno e mezzo non va in Champions. Il problema forse non è legato agli investimenti, ai soldi spesi, perché quelli ci sono e ci sono stati, ma il problema sono state le scelte e le competenze di chi le ha effettuate. Guarda, io ti butto subito la mia opinione molto sintetica. Gattuso ha completato la conduzione del Napoli così come l'aveva spesso eseguita e svolta. È un allenatore ancora acerbo e la sua inesperienza è pari alla presunzione. Pensa di essere invincibile, pensa di poter fare tutto da solo, ma ha difficoltà di rapporti, lo ha dimostrato con il Pisa, l'ha dimostrato con il Milan, l'ha dimostrato con il Napoli. Io non so che sviluppo di carriera possa avere. Io gli auguro grande fortuna, perché poi in fondo è una persona seria, leale, ha dalla sua anche una buona situazione economica e patrimoniale che gli consente di vivere felice, però per fare l'allenatore deve fare una lunga e profonda riflessione. Tu oggi sulla Repubblica hai parlato di ricostruzione dopo che il Napoli ha annunciato. Ma del nuovo allenatore non parliamo? No, adesso ne parliamo subito, perché siamo al piano B, perché il piano A di Allegri credo sia tramontato, almeno di sorprese dell'ultimo ora. Poco fa il buon Massimiliano Gallo ci diceva che crescono, secondo le sue informazioni, le quotazioni di Sergio Conceição, portoghese, allenatore del Porto, che ha eliminato Di questo volevo parlarti, dovrebbe essere lui l'allenatore. Ecco. Gianluca dovrebbe venire in Italia nei prossimi giorni, credo, per firmare il contratto. Quindi voglio capire se tra poco andiamo da Pasquale Tina, però Antonio, è una scelta, diciamo, che ti soddisfa in anticipo? È chiaro che tutte le scelte poi possono nascondere grandi pregi e grandi difetti, però no, questo è un bravo allenatore, conosce bene purtroppo adesso i tifosi che magari non conoscono bene la gente del calcio, che parlano molti per sentito dire, giustamente sono perplessi. È la migliore scelta possibile. Puoi sottoscrivere questa mia dichiarazione, perché conosce bene l'italiano, conosce il calcio, è stato in Italia con Lazio e Inter, anche con il Porto, proprio nella partita con il Milan ha dimostrato la sua bravura, il suo valore, ha esperienza internazionale, può guidare bene questa squadra, è astuto e simpatico quanto basta. Pasquale Tina, insomma, arrivano notizie sempre più pressanti legate a Sergio Conceição. Dovrebbe essere lui l'allenatore del Napoli. Allenatore del Porto da 4 anni, ha vinto 2 scudetti, ha eliminato ultimamente la Juve in Champions.
Vediamo, cioè, non ne metterei un giudizio negativo a prescindere, insomma, mi sembra che ci sia un po' troppa come dire, fretta nel voler etichettare. Mi sembra un bravo allenatore, poi è chiaro, vediamo quando arriva, che idea ha, insomma, come vuole giocare, che squadra avrà, insomma, ci sono tante variabili che dobbiamo capire e affrontare nei prossimi giorni. Beh, è stato... Io avrei preso Sarri. Eh sì, le garanzie di Sarri sono... No, mi sembra l'amico di famiglia che torna anche con lo scudetto e una Europa League, ha dimostrato di essere bravo allenando controvento, perché sia in Inghilterra sia nella Juventus non gli è stata resa facile la vita, però ha dimostrato tutto sommato poi di condurre in porto la sua barca. È un allenatore che ha una certa credibilità, però la scelta di Sergio Conceição mi sembra una ottima scelta. Nel frattempo, andando su Wikipedia, cliccando su Sergio Conceição, si legge in apertura, proprio prima della carriera del giocatore, un messaggio: riportaci in Champions, Sergio, forza Napoli. E quindi già i tifosi, diciamo, si sono scaldati di fronte a questa ipotesi. Giocatore che da calciatore ha giocato nella Lazio, nel Parma e nell'Inter nel campionato italiano. Sì, quindi, te l'ho detto, sì. Quindi conosce molto bene anche l'ambiente del campionato italiano. Che succede dopo il rompete le righe, Pasquale, in casa Napoli? Chi va in vacanza e chi aspetta la nazionale? Allora, ieri sera c'è stato il rompete le righe, ovviamente, perché la stagione è finita, quindi alcuni giocatori raggiungeranno le rispettive nazionali. Cioè di poco fa la convocazione di Fabian proprio per la rosa dei 26 per la Spagna, per l'Europeo, andrà all'Europeo anche Mertens, i quattro dell'Italia adesso faranno le amichevoli e vedremo, insomma, chi poi sarà convocato oppure no. Insomma, di Lorenzo e Insigne mi sembrano sicuri, Meret e Politano si stanno giocando gli ultimi posti, quindi per tanti calciatori del Napoli, anche Lobotka, anche Elmas, ci sarà, insomma, questo supplemento di allenamenti e di lavoro, insomma, perché c'è la vetrina importante dei campionati europei. Dei campionati europei. Antonio, l'ultima cosa: al di là di Sergio Conceição, questa ricostruzione si basa sulla riconferma solo di una parte della rosa in essere, perché insomma, se si devono ridimensionare anche gli ingaggi, 110 milioni di lordi, qualcuno bisogna dar via. No, ma è opportuno, ma soprattutto bisogna senza troppi slanci neomelodici. I giocatori che hanno dimostrato di non essere da Napoli, giusto che vada via, ma dal primo all'ultimo credo che debbano essere giudicati per quello che hanno fatto. Tra le sorprese, e mi dispiace dirlo, c'è quella di Insigne, che ha tutta la mia solidarietà. L'ho visto stravolto in campo, perché come capitano ha intuito che la squadra stava proprio crollando, era come pietrificata la squadra. Quindi il Napoli è andato in campo senza un'adeguata preparazione psicologica, con un incauto ottimismo, e tra le responsabilità c'è quella di Gattuso, che ha pensato soltanto di diffondere il messaggio secondo cui lui non sarebbe stato mai l'allenatore del Napoli il prossimo anno, e ha polarizzato sul suo cartellino, sul suo avvenire, sulla sua decisione stizzita l'attenzione. Invece bisognava dire niente sul futuro suo e della squadra e concentrarsi anche sul Verona. È stata la partita trappola, e capito, nel calcio chi è destinato a soccombere da pollo e chi da leone. Grazie ad Antonio Corbo, buona giornata ad Antonio, ciao, e a presto. Ciao. Editorialista della Repubblica, grazie a Pasquale Tina. Pasquale, ci sentiamo nei prossimi giorni, ovviamente. Ciao, buona Gianluca, giornata e buon ciao. Lavoro. E allora, Sergio Conceição nei prossimi giorni in Italia potrebbe già essere presentato dal Napoli come nuovo allenatore azzurro. Calciatore portoghese del passato in Italia con di Lazio, Inter e Parma, allenatore del Porto, ha vinto due scudetti, ha eliminato anche la Juventus dalla Champions. Come sapete, adesso arrivano gli amici di Very Good. Sapete di cosa parlano? Ormai lo sapete a memoria, perché dopo due mesi in cui hanno parlato di Casatelli e non ne hanno mai portato uno, colpa di Gaetano Gaudiero, adesso parlano degli infissi in legno, in PVC e in alluminio.
li vogliono pure lavare con Omax igienizzante e hanno chiamato i fratelli Beatoino per saperne qualcosa in più. Insomma, sarà un pomeriggio con gli infissometri, diciamo così, in primo piano dei nostri amici Gaetano Gaudiero e Very Good. Abbiamo sentito i messaggi prima di parlare di infissi, però, perché basta, qua no, eccoli qua, sentiamo i messaggi. Salve ragazzi, sono Ciro di Napoli, Vomero. Ciao Ciro. Ma io non vorrei pensare che l'atteggiamento ieri del Napoli, dei giocatori più che altro, non sia stato un fatto perché sapevano che Gattuso andava via. Chi lo sa, caro amico, l'ultimo messaggio eccolo qui e poi diamo la parola agli infissi. Comunque confermato, l'allenatore del Napoli nella nuova stagione sarà l'allenatore del Porto, ex Lazio, che giocava con la Lazio. Lazio Parma e Lazio. Confermato 100%. 100-100, va bene, allora sarà il manager di Conceição quello che ci ha inviato questo messaggio. Insomma, parleremo da questa sera qui su Radio Marte per tutta la settimana di questa nuova realtà che nasce il Napoli del futuro, con una ricostruzione, una rifondazione, un ridimensionamento, ma con Sergio Conceição in panchina molto probabilmente, anzi quasi certamente. Grazie a Gigi Soriani e a Mario Palligiano in regia, grazie a voi per la cortese attenzione. Da Gianluca Giffini è tutto, vi lascio in compagnia degli infissi e con gli infissometri, vi sentite e come sempre con simpatia buon pomeriggio e buon infisso a tutti.